Li chiamiamo talent, ma spesso quando li sentiamo doppiare la domanda è sempre quella. Ma il talento esattamente dov'è? Voci prestate a leggio, non professionisti chiamati all'ardua impresa di doppiare quando loro di solito fanno tutt'altro. Quella dei talent è una lunga storia, aperta negli anni 90 con tantissimi esempi virtuosi, di cui vi abbiamo già parlato nel video dedicato ai migliori talent che hanno lavorato nel doppiaggio. Purtroppo però, quello dei talent che doppiano da riuscito esperimento si è trasformato in una moda sempre più becera e scadente. E da moda è diventata una vera e propria piaga, con persone totalmente inadeguate che puntualmente stonano davanti al microfono, dimostrando che c'è una sostanziale differenza tra recitare un copione e leggere un copione. E oggi, mossi da un po' di sano masochismo, ci dedicheremo a questa brutta storia, raccontandovi i 10 peggiori talent prestati al doppiaggio. E attenzione, lo faremo senza considerare i ruoli davvero minuscoli e marginali, perché altrimenti la lista sarebbe arrivata almeno a 100 e il video durerebbe circa 3 ore. L'ordine della classifica va dal doppiaggio meno drammatico alla disperazione più totale. E vai, giusto in tempo! Mettiamo subito le cose in chiaro. Il doppiaggio di Giampaolo Morelli in Rapunzel non è un disastro su tutta la linea, perché almeno si avverte l'impegno. Però la sua non è solo una performance che non regge il confronto con l'originale di Zachary Levi, molto più pimpante in parte, ma è anche una prova molto altalenante, con alcune battute poco spontanee e forzate. Forse con un po' più di attenzione e qualche dialogo ripetuto più volte per cercare di sintonizzarsi meglio con il personaggio di Flynn Rider, le cose sarebbero andate meglio, quindi per noi è un gran peccato. Oh, insomma, che devo fare per riavere la mia borsa? Onestamente dispiace inserirlo in questa classifica, perché dopo le evidenti titubanze iniziali, Claudio Santamaria ha lavorato sodo sino a migliorarsi. E non è un caso se l'abbiamo inserito anche nella nostra top 10 dedicata ai migliori talent con la sua prova divertentissima, in The Lego Batman. Però bisogna essere onesti e ammettere che in Batman Begins la sua voce su Christian Bale è parecchio monocorde. Incapace di cogliere le sfumature del grande attore gallese, Santamaria ci è sembrato ancora acerbo e parecchio sottotono. Infatti si avvertiva troppo la lettura del copione. Per fortuna poi l'attore romano ha dimostrato molta più padronanza negli altri film della saga di Nolan. Per favore, andatevene. Basta coi sorrisi, non è uno scherzo. Per favore, uscite. La festa è finita, a casa. Più che un ippopotamo, un pesce fuor d'acqua. In un cast vocale ispirato, con i bravissimi Fabio De Luigi, Ale Franz, molto loro agio nel prestare la voce in modo brillante e divertito, Michel Hunziker è davvero la nota stonata della banda di Madagascar. La sua prova su Gloria è sì volenterosa, ma purtroppo la presentatrice svizzera risulta piatta nelle intonazioni e incapace di restituire la frizzante spontaneità del suo personaggio. Ah, piccolino, quel grosso leone cattivo ti ha spaventato, vero? È un brutto, grosso e vecchio gattaccio, vero? Vieni in braccio dalla mamma. Oh, ma guarda che carino. Sei un cosino dolcissimo. Vieni, quasi voglio di intingerlo nel caffè. Se nella savana si cantasse soltanto, saremmo in zampe sicure. Purtroppo però, nel remake live action dei Re Leone, si recita e come. Ed è qui che i limiti di Elisa e Marco Mengoni nei ruoli di Nala e Simba emergono inesorabili. Purtroppo entrambi, bravissimi cantanti, non c'è che dire, sono sembrati totalmente scollati dai loro personaggi. Svuotati di pathos e deboli nelle intonazioni, i due purtroppo non fanno una bella figura. Qualche mese dopo avremmo risentito Mengoni anche in Klaus. E sì, confermiamo che perseverare è diabolico. Nala, che ci fai qui? Ma guarda, posso crederci! Dove eri finito? Ti credevo morto! E adesso la tipica eccezione che conferma la regola. Per una volta non citiamo solo una voce, ma l'intero cast vocale di talent italiani che hanno letteralmente ucciso Space Jam New Legends. Non puntiamo il dito contro qualcuno in particolare, ma contro l'idea malsana che un film possa essere davvero migliorato da operazioni del genere. Operazioni forse utili solo al marketing del film, e sottolineo forse. Perché non crediamo che due battute in croce di Fedez portino gente al cinema. Anzi, totalmente atroce la telecronaca di Flavio Tranquillo e Gianluca Gazzoli, rispettivamente un grandissimo giornalista sportivo e un validissimo speaker radiofonico. Due bravi professionisti, costretti però a fare un lavoro non loro, con conseguenze davvero devastanti. E qui iniziamo ad entrare nel dramma. All'epoca sulla cresta dell'onda, con i suoi tormentoni estivi, DJ Francesco ha devastato le nostre orecchie in tanti modi, mettendoci in mezzo anche il doppiaggio, ovviamente.
È il 2005, quando il nostro deturpa il protagonista di Robots, riuscito film degli autori dell'era glaciale, in cui il nostro si dimostra totalmente inadeguato e imbarazzante da ascoltare. Ma oggi, come detto, ci sentiamo masochisti, ed ecco a voi una piccola clip. Ehi! Tu ci credi, pensi che ti farò entrare? Invece no! All'epoca era praticamente ovunque. Spot, programmi televisivi, cartelloni pubblicitari, cinema. E allora che fai? Non metti Belen Rodriguez anche davanti a un leggio? Ma certo che no. E allora eccoci a gustare la sua performance totalmente fuori contesto nei Gladiatori di Roma. Ambizioso film d'animazione tutto italiano. Rodriguez impreziosisce il film con una voce dal marcato accento sudamericano nell'antica Roma. Vabbè. E no, anche questa volta la recitazione non è stata invitata. La tua mente, quella è la tua arma più importante. Fico. Lascia andare il tuo passato e trova un nuovo inizio. Bene, la situazione che già non era il massimo sta peggiorando, ve lo dico. Eragon non fu un grande film, ma l'edizione italiana fece di tutto per farlo sembrare ancora peggiore. Erano anni in cui si cercava in tutti i modi di cavalcare l'onda del fantasy sollevata dal Signore degli Anelli, ma Eragon finì per annegare. Non aiutò per niente anche l'assurda scelta di affidare alla giornalista Ilaria D'Amico il doppiaggio del drago Safira. Nonostante l'assenza del sync labiale che avrebbe dovuto facilitare le cose, D'Amico risulta totalmente fuori posto e ridefinisce il concetto di imbarazzante. Se vi sanguineranno i timpani non vi preoccupate perché è normale. Senza paura non c'è coraggio, ma quando noi due siamo insieme sono i nostri nemici a dover avere paura. Una sola domanda, perché? Perché mai Barbara Gordon dovrebbe parlare con un accento sardo? E perché un film brillante come The Lego Batman dovrebbe avere un doppiaggio così terrificante? Non avremo mai risposta a questo dubbio martellante, ma sta di fatto che Geppi Cucciari ci è sembrata davvero terribile nella sua prova al leggio. E anche in questo caso le nostre parole valgono poco. Facciamo parlare le immagini. Mi fa piacere che lei me l'abbia chiesto. Non sono una che odia Batman. Ma non ci serve un adulto senza controllo che fa il karate con dei poveretti indossando un costume di Halloween. Ed eccoci qua, primo posto strameritato, perché qui siamo dalle parti della tragedia vera e propria. Per fortuna il film in questione non è proprio il massimo della vita, tant'è che molti ne ignorano persino l'esistenza. Ma se abbiamo rimosso dalle nostre vite Impi Superstar, Missione Luna Park, è sicuramente colpa dell'imbarazzante doppiaggio di Marco Carta. Reduce dal successo di Amici, il cantante ridefinisce il concetto di inadeguatezza in ogni singola battuta. Non aggiungiamo altro per non infierire. Queste sono le immagini. Giudicate voi. Barnaby, tu hai già speso un sacco di soldi. Bene, mentre vi immaginiamo con dei fazzolettini a tamponarvi le orecchie, vi chiediamo se siete d'accordo con la nostra classifica e se vi vengono in mente altri talent prestati al doppiaggio che hanno generato incubi nelle nostre vite. Grazie per aver trovato il coraggio di vedere e ascoltare questo video sino alla fine. Noi, come sempre, vi aspettiamo nei commenti.